Il Castelnuovo batte il Vasto Girardi per 3-0 nei 32esimi di finale di Coppa Italia e stacca il pass per il prossimo turno. Ai 16esimi i neroverdi se la vedranno con la Cinzia Albalonga che ha avuto la meglio dell'Aprilia. Turnover per entrambe le formazioni in vista degli impegni di campionato. In casa Castelnuovo mister Di Fabio cambia leggermente il modulo passando al 4-3-3 con Foglie e Prestiani ad agire da mezzali. In avanti dal primo minuto Bolo, Morelli e Modugno. Diverse novità anche per Prosperi che in campo addirittura 8 under dall'inizio. La prima conclusione in porta è di marca nero-verde e l'argentino Bolo a provarci dalla distanza con la sfera indirizzata nell'angolino, ma Carriero è attento e mette in corner. Meccanismi ancora da oliare nei primi minuti, ma Castelnuovo che dopo il quarto d'ora ha una doppia occasione per sbloccarla. Da azione d'angolo Orlando, salito dalle retrovie a farsi respingere il colpo di testa e poi sfedire fuori il tap-in. Ma la supremazia territoriale premia i padroni di casa al 21esimo. Morelli dalla sinistra vede l'inserimento di Prestiani che di prima intenzione mette alle spalle di Carriero. Bagna nel migliore dei modi, la prima da titolare, il centrocampista proveniente dal Cosenza. Appena 3 minuti ed il Castelnuovo è sul 2-0. Tiro dalla distanza di Foglia che impegna il portiere, il più lesto di tutti a trovare la sfera è Bolo che mette in mezzo, dove ancora una volta arriva Prestiani che deposita in fondo al sacco. Per vedere i Molisani calciare in porta bisogna aspettare il 37esimo, calcio di punizione da 25 metri di Mingiano che Natale allontana coi pugni evitando i suoi pericoli maggiori. Il Vasto Girardi si rende pericoloso solo da calcio piazzato, come accade anche a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando Salatino con il mancino chiama agli straordinari Natale che si rifugia in angolo. Due cambi per mister Prosperi ad inizio ripresa con gli ospiti che provano subito a riaprire la contesa, ma Salatino sulla sua strada trova ancora Natale a negargli la gioia del gol. I ritmi nella ripresa scendono anche in vista dei prossimi impegni, ma il Castelnuovo, quando riparte in velocità, dà l'impressione di poter calare il tris. Triangolo in velocità Modugno-Bolo-Prestiani, con quest'ultimo che inquadra il 7, ma straordinaria la risposta di Carriero che nega la tripetta personale al centrocampista. Tra un cambio e un altro il cronometro scivola via fino al 48esimo, quando Modugno prova la conclusione a girare ma Carriero devia. Sul proseguo dell'azione la sfera arriva a De Giglio che sotto misura si fa chiudere ancora dal portiere. Tris che però arriva qualche istante più tardi quanto De Giglio, in campo aperto aggira il portiere e deposita in fondo al sacco. In Coppa il Castelnuovo dunque ritrova il sorriso e domenica in campionato sarà derby contro il Chieti. Sì, hai detto tutto tu, si torna a vincere, è vero, ma c'è la partita con la Canotessa, non l'abbiamo ancora persa, è ancora tutta da giocare, quindi a parte gli scherzi. Penso che oggi la squadra sia andata in campo proprio concentrata, determinata. E abbiamo visto in campo magari qualcuno che in questa parte del campionato ha giocato meno e mi ha fatto capire che di esserci, quindi di poter contare su tutto questo gruppo, ma io non avevo assolutamente dubbi. Quindi questo fa solamente crescere ancora più autostima in tutti quanti. È vero quello che hai detto tu, vincere aiuta a vincere. E dobbiamo appunto adesso mettere già subito da parte questa partita, prendere le buone cose che abbiamo fatto e pensare in questi altri 3 giorni a lavorare per la trasferta di Chieti. No, abbiamo fatto male invece. Abbiamo fatto male nell'atteggiamento, nell'essere rimasti sorpresi da una partita vera, perché anche se era Coppa Italia era una partita vera. Abbiamo perso quasi tutti i duelli il primo tempo. Abbiamo perso tantissime cose nell'attenzione, nella qualità, magari qualcosa nella qualità del gioco potevamo perdere, perché quando abbiamo giocato credo mi sembra 9 undicesimi nuovi ci può stare, però ci alleniamo tutti insieme, alla stessa maniera, non chi gioca e chi non gioca, tutti uguali, quindi la partita non mi è piaciuta per niente.